Buonasera a tutti, cari amici. Questa è una diretta straordinaria, dove vi daremo nuove notizie e aggiornamenti sui mufloni dell'isola del Giglio, una popolazione di mufloni unica al mondo, quindi da preservare. Il 1º ottobre sarebbero dovuti iniziare gli abbattimenti e siamo rimasti tutti col fiato sospeso e il cuore in gola. Ma qualcosa sta cambiando. Ad aggiornarci sulla vicenda sarà Cesare Scarfò, ingegnere abitante del Giglio, sempre coraggioso in prima linea. Ciao Cesare. Ciao Ilaria, Ciao, buonasera. Ciao, benvenuto. Ciao. Abbiamo poi anche qui con noi il giornalista e direttore di Geoturismo Online, che ha preso a cuore la causa scrivendo articoli, raggiungendo il mondo della politica. Ricordiamo che in passato ha lavorato in RAI, su Radio 3, GR3. E attualmente anche una radio, Radio Star, dove sono stata intervistata io un paio di giorni fa, ti ringrazio, sul programma Lo Straniero. E ho il piacere di presentarvi Alessandro Baldasserini. Ciao buonasera a tutti, Alessandro, ben grazie per trovati. essere qui con noi. E poi ho l'onore di avere come ospite un medico veterinario, esperto in biodiversità zootecnica e presidente di un'associazione nazionale che si chiama RARE, cioè di razze autoctone a rischio estinzione, che è Alessio Zanon. Ciao Alessio. Buonasera a tutti. Buonasera Ciao, grazie per essere a tutti. qui. Oggi abbiamo fatto tutto di fretta, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti. Allora, prima vorrei iniziare da Cesare, però vorrei un attimino illustrare un po' la vicenda. Ci sono stati su questa vicenda tantissime discussioni. Abbiamo iniziato col professor Franco Tassi, eccetera, e Cesare e il dottor Massimo Vacchetta. Eravamo anche riusciti ad arrivare alla Brambilla, che aveva anche un po' fermato le azioni dell'ente parco e di Samurri. Infatti, ci riappelliamo a lei se ci può dare una mano. È una vicenda che ha veramente tante contraddizioni. E adesso ho letto anche giorni fa un articolo, un appello dell'ENPA inviato dalla presidentessa dell'ENPA al presidente della regione Toscana, in cui si chiede al presidente Giani un gesto di responsabilità, che potrà non essere apprezzato dai cittadini. Le parole della presidentessa sono queste: Presidente, faccia tacere i fucili e conceda un salvacondotto ai 37 esemplari, perché pensate, ne erano di più fino a poco tempo fa, ma pochi di più, sono solo 37, ponendo in essere ogni soluzione che salvi la vita ai mufloni rimasti sull'isola. Se anche l'ENPA, insomma, è intervenuta, vuol dire che questa vicenda ha veramente qualcosa che non quadra, perché è veramente assurdo. Ora ci sono anche tanti esperti, tra scienziati, biologi, ambientalisti, che sono contro proprio l'eradicazione che prevede abbattimenti, trasferimenti e sterilizzazioni, perché è una specie molto importante, perché ha un DNA ancestrale, quindi è una specie unica al mondo e andrebbe preservata. Poi in un progetto chiamato anche Progetto Life, che vuol dire vita, mi sembra una cosa assurda. Quindi mi fa molto piacere che molte persone, anzi devo dire in questi mesi la maggior parte dei cittadini abbia capito questo e si stanno muovendo un po' di cose. Quindi Cesare, io parto da te. Allora, l'1 ottobre sarebbero dovuti partire questi abbattimenti. Hai sentito degli spari? I cacciatori come si stanno comportando? Sono tutti contro i mufloni? C'è qualcuno che invece è contro loro stessi? Cosa è successo in questi giorni, insomma? Ma dunque, dovevano cominciare il 1º d'ottobre gli abbattimenti. Veramente nessuno sa quanti sono i mufloni, non l'ha mai saputo nessuno. 37 sono i capi che nella delibera della regione toscana sono, diciamo, concedono di abbattere 37 mufloni. Pensano siano una quarantina, ma magari sono meno, non si sa. Ad ogni modo, i cacciatori per ora di mufloni non sono venuti. Però probabilmente, sicuramente verranno, perché la delibera è sempre valida e che anche vengono sollecitati da alcuni evidentemente enti
di parte, ma la maggior parte delle persone, dell'opinione anche pubblica, delle associazioni, dei cittadini, tutte le persone hanno ben chiaro, specialmente dopo la scoperta scientifica, abbiamo fatto anche no, vedere come le persone del luogo, i turisti, li amino questi animali, perché sono quei pochi che l'hanno visti finora, perché parlano di animale invasivo, ma praticamente nessuno l'ha visto al Giglio, quindi ti puoi figurare quanto siano invasivi. Quindi, diciamo, sentiamo la vicinanza e la partecipazione di tantissime persone, anche persone che stanno venendo semplicemente per vedere, per fare delle foto se verranno dei cacciatori, perché sostanzialmente alcune associazioni hanno anche fatto, diciamo, delle comunicazioni alla regione e ad altri enti per dire: attenti, questi mufloni, è stato stabilito da uno studio scientifico, conservano queste caratteristiche ancestrali, sono di ceppo sardo. Il ceppo sardo è protetto dalla legge, fu istituito questo nucleo per proteggerlo proprio dall'estinzione all'epoca, che poi non c'è stata, però sono state mantenute queste caratteristiche genetiche, in parte perdute in Sardegna, che fanno riferimento alla mezzaluna fertile da dove vennero. Quindi attenzione, sono degli animali protetti dalla legge, quindi lo devono sapere i cacciatori che vengono al Giglio, e devono anche sapere che la gente li vuole qui. Qui al Giglio veramente tutti, penso che anche l'amministrazione si stia rendendo veramente conto che aveva l'ente parco, purtroppo si impone dall'alto, però anche loro penso che si stiano muovendo, perché si sono resi conto che stanno strappando al Giglio una cosa bellissima. E poi mi pare che vivino lì dal Uguale. 1955, no? Furono preservati dal 1955, quindi voglio dire, sono lì già da un po'. E poi ricordiamo che, come ci ricorda il professor Franco Tassi, sono un'attrattiva per l'ecoturismo e l'ecofotografia. Quindi voglio dire, No, sono apporterebbe un'attrattiva anche. anche fuori stagione, sono bellissimi da vedere per i bimbi, sono animali magici, è come vedere, che ne so, un unicorno con queste Esattamente. corna bellissime. Poi volevo dire una cosa: stamani, tra l'altro, è stato pubblicato un articolo nel quale viene riportato il parere del professor Mario Spagnesi, che ha diretto l'ISPRA per oltre 20 anni, e lui è allievo sia di Alessandro Chigi che di Augusto Toschi, che furono due degli ideatori di questo progetto di salvaguardia che fu fatto al Giglio nel 1955. Esatto. Tra l'altro Chigi fu quello che fondò, che Alessio conosce molto meglio di me, Fondò i parchi nazionali. infatti, e che tra l'altro nel 1933 costituì l'attuale ISPRA, che fino a non so quanti anni fa aveva un muflone come simbolo. Quindi questo parere di questo scienziato, di questo zoologo, è molto importante. E quindi ora io passerei la parola a Ecco. Ad Alessio. Alessio, allora dici un pochettino tu chi sei, di cosa ti occupi, cosa ne pensi di allora. questa vicenda e soprattutto anche cosa ne pensi dell'uso dei lacci per la cattura dei mofloni, che è stata un po'. Bene, cercherò di essere breve, ma allo stesso tempo di darvi delle informazioni interessanti. Prima di tutto, di che cosa mi occupo? Io mi occupo di razze animali in via di estinzione. Sono il presidente dell'associazione Rare e sono un medico veterinario e sono anche un dottore di ricerca in miglioramento genetico. Quindi posso dirvi alcune cose. Direi abbastanza mirate su quelle che, sulle cose che sono state dette nell'ambito di questo tipo di ricerca. Prima di tutto, prima bugia che è stata detta anche su una televisione nazionale è stata quella che i mufloni sono sul Giglio per fini venatori. I mufloni non sono sul Giglio per fini venatori, ma come abbiamo visto, per fini protezionistici dal 1950. Sono stati introdotti. L'isolamento insulare è stato responsabile della preservazione di questo frammento genetico che non è più presente nei mufloni che sono presenti in Sardegna. Quindi questo aspetto scientifico che abbiamo ricercato e che è stato messo in evidenza da un pool di genetisti è il primo elemento che farebbe propendere per una importanza di questo nucleo di animali, al di là dell'aspetto sentimentale, io ve lo dico dal punto di vista genetico. Questi animali sono importanti perché
hanno questa componente genetica diversa. A che cosa serve questa componente genetica? Serve a preservarli dal cambiamento. Per esempio, nei geni presenti nei mufloni del giglio potrebbe esserci presente magari un gene che serve per aiutarli al cambiamento climatico e quindi potrebbe essere importante che questi geni raggiungano nuovamente la Sardegna e riescano a rinvigorire e a diciamo, fare da catalizzatore per un miglioramento della sopravvivenza di questi animali. Quindi questo è il primo elemento. Poi notate la cosa strana: questi animali vengono portati via dall'isola del Giglio e si dice devono essere sterilizzati. Va bene, sterilizzato può essere un modo per evitare animali molto prolifici che vengano, diciamo, a delle numerosità troppo elevate. È stato proposto per le nutrie, per i cinghiali, la sterilizzazione. Ecco, il muflone sapete che non è un animale poi così fertile, non fa 100 piccoli, E fa, poi sono diciamo, 37, Alessio. sono 37 animali, e questo vi dovrebbe far riflettere anche sul fatto che l'isola stessa ha fatto sì che potessero sopravvivere un numero limitato di animali di questa specie. Non è un'isola facile, quindi si sono selezionati gli animali più resistenti su quest'isola. E questi animali, un'altra cosa, un'altra bugia che è stata detta, è stato detto che distruggerebbero la vegetazione e impedirebbero addirittura la fioritura delle orchidee. Poi si vanno a vedere dei testi scritti da biologi importanti e si legge che le orchidee sono tra le piante che giovano di più del pascolamento. Perché? Perché sono piante delicate, sono piante che non riescono a contrapporsi a piante come le leguminose o come le graminacee che crescono molto in altezza e infatti riescono a fiorire proprio dove il pascolo tiene basse le altre erbe. Quindi anche questa cosa sarebbe motivo di contestazione della presa di posizione che è stata detta da alcuni ricercatori. Quindi io sono un uomo di scienza e quindi se me lo dice un botanico che ha fatto una ricerca e mi porta le prove di un danno, posso anche riconoscerlo. Però Certo. ricordiamoci che l'isola del Giglio aveva anche una parte che era il franco, che potrebbe benissimo diventare un contenitore per questi mufloni e quindi potrebbe essere preservato tutto il restante dell'isola senza minimamente mettere in pericolo le orchidee se questo effettivamente venisse provato. Ma non siamo ancora in questa situazione. Siamo in una situazione in cui, di fronte a una presa di posizione di associazioni animaliste, di cittadini, di scienziati, si è voluto negare tutto. Si è voluto dire che siamo persone che agiamo col cuore e che non siamo persone che mettono a fuoco quelle che sono le vere problematiche dell'isola del Giglio. Bene, io vi posso dire che anche questo tipo di approccio va in contrasto con quelle che sono le finalità di un parco, perché un parco naturalistico è un parco che ha nel suo territorio un progetto che era nato da naturalisti per preservare una specie, non si comporta così, non fa le eradicazioni. Trovo una mediazione con la popolazione, con le persone, con il diverso modo di vedere le cose e trova sicuramente dei modi che possono essere popolari e che possono aggiustare e mettere insieme tutte le persone. Invece qui c'è una presa di posizione in cui la scienza sono io e gli altri sono tutti dei cretini e io non ci credo a questa cosa. Infatti ho sposato l'idea di Save the Giglio e di Cesare e di tutti quelli che hanno collaborato proprio partendo dal presupposto che mi sembrava un'azione troppo prepotente da parte del parco nei confronti di questa Certo. popolazione di cui non c'erano prove così eclatanti di danneggiamenti, di distruzione. Ricordatevi che ci sono degli esempi di distruzioni vere e proprie date dagli alloctoni, ma guarda il caso, in quei casi si dice che non si può agire. Vi faccio un altro esempio, un altro animale bellissimo che adesso è diventato praticamente un ricercato speciale è l'ibis sacro. L'ibis sacro che è sfuggito dalla domesticazione ed è stato praticamente reintrodotto in modo fortuito, adesso quasi quasi vorrebbero la gente andare con i bastoni ad ammazzarlo perché gli è stato raccontato che danneggia la biodiversità.
Sì, magari danneggia la biodiversità, ma non si mette mai in conto quello che danneggia veramente la biodiversità, l'inquinamento, la distruzione degli habitat. Queste cose qui non vengono mai citate. Si Le prendono guerre che distruggono anche gli ecosistemi. Le guerre fanno una strage, è un ecocidio la guerra. La Pensiamo guerra è ai un parchi ecocidio. naturalistici che ci sono in Ucraina, quelli sì che adesso sono distrutti. Quelli sono i posti dove veramente bisognerebbe guardare cosa è successo. E invece ci concentriamo sempre sulle cose, sulle tartarughe liberate all'isola del Giglio, addirittura l'eradicazione delle tartarughe quando questi animali sono in libera vendita nei negozi di animali. E quindi un parco che vuole eradicare una cosa che viene continuamente venduta nei negozi di animali. Cose che fanno tilt col cervello, secondo me. Francesca Gia ti dice Alessio parole sante. Parole sante, assolutamente, però sono cose che anche nell'ambiente naturalistico non vengono mai dette. Purtroppo non vengono mai dette queste cose. Quando si parla di alloctoni non si dice mai perché sono presenti, perché a volte sono presenti gli alloctoni perché l'ambiente è stato distrutto totalmente, non c'è più niente nei canali, non c'è più niente e Sempre allora causa nostra, è causa dell'uomo. Ci sono magari degli animali che provano a ricolonizzare delle aree che sono rimaste vuote e quindi poi cosa fanno? Si moltiplicano, magari non sono del posto e quindi la loro dinamica di popolazione cresce in modo esponenziale e allora poi cosa si pensa di dire? Uccidiamoli, Ma poi uccidiamoli. adesso che potere abbiamo noi? Cioè siamo proprio siamo Noi depredando il futuro, siamo. non è mai, cioè una cosa allucinante, non Noi è siamo una... responsabili perché noi siamo Certo. esseri senzienti, quindi noi dobbiamo trovare le soluzioni. Gli scienziati devono trovare le soluzioni. Guarda, Mario Genero ti fa una domanda, coraggio, dobbiamo resistere, siamo una repubblica fondata sulla Fondata sulla caccia. caccia. La caccia, anche qui, considerate che secondo me ci sono anche dei cacciatori che non vogliono macchiarsi della colpa di aver ucciso i mufloni Certo. del Giglio e sono aizzati da enti che Perché la dovrebbero stanno invece. scaricando su di loro, è questo, Sì, è è come stata per scaricata. dire È un modo anche ambasciatore non quello di porta aggirare pena. il problema, perché qui il Certo. problema, bisogna dirlo chiaramente, il problema è un progetto che è nato senza fare le verifiche scientifiche che andavano fatte. L'hanno detto più ricercatori e addirittura abbiamo anche una schiera di uomini di scienza comprati che dicono: ah no, è tutto giusto, è tutto giusto, è tutto giusto. Guarda il caso, sono tutti quelli di quello schieramento. Che si ravvedano queste Si persone qua, ravvedono, ma perché... non si ravvedono perché sono professori a volte che pensano che ci sia l'impunibilità, perché loro sono professori ormai con la barba bianca e pensano che gli altri sono tutti stupidi, oppure che si devono piegare perché sennò non fanno la carriera universitaria, perché guardate che c'è anche questo nella scienza. E quindi bisogna Certo. capire che a volte le parole scomode vanno dette. Ve le dico io che sono di un altro settore, il settore zootecnico, non sono un biologo. Però vi dico che bisogna assolutamente dire le cose come stanno. E si sta facendo qualcosa di veramente sbagliato e tutti stanno zitti. E nonostante siano stati fatti più appelli, io non vedo risposte neanche da parte della politica, perché la politica, quando la scienza non ragiona, deve essere anche la politica a dire fermiamoci, ragioniamo, perché la politica rappresenta tutta la popolazione, È la tutti, polis, no? La tutte le politica è idee. il bene per il Certo, popolo. È perché allucinante. abbiamo evidenziato che dal punto di vista scientifico qui ci sono due voci diverse, discordanti, che dicono due cose opposte. E perché anche sul fatto che sia provato che gli ungulati sopra le isole sono dannosi, non è vero neanche quello. Noi andiamo sulle isole greche, ci sono le capre selvatiche, ci sono tantissimi ungulati che vivono sulle isole e invece qui è stata negata questa presenza, oppure si è pensato a creare l'isola del Giglio come era 1.000 anni fa, ma Ma quando ormai posso dirti che è una cosa assurda? una Ma cosa. come fai tu a ricreare una biodiversità? Se siamo in continua evoluzione, anche noi stessi, singoli uomini, siamo in continua evoluzione, il mondo è un continuo evolversi. È impossibile riproporre un ecosistema che È è una impossibile cosa da, proporre. posso Sì. permettermi, ed è proprio da ignoranti, è da Sì. voodoo, cioè è una cosa... Assolutamente, ma il fatto è che questo modus agendi rientra nello schema che adesso alcuni biologi hanno.
quello di eliminare tutto ciò che dà fastidio per poi ricreare nella loro mente. Ma per quale motivo, Alessio? Cioè, io non capisco. Ma io penso che ci siano dei motivi sostanzialmente dovuti a la voglia di primeggiare, la voglia di poter dire io ho fatto questa azione. Perché ricordiamoci sempre che quella, la persona che adesso vuole togliere i muffloni dal giglio, avete parlato del presidente Samurri, se non sbaglio si chiama, sì, è lo stesso che ha introdotto il falco di palude, ha reintrodotto il falco di palude. Quindi adesso che cos'è questa storia? Condividete, lui, allora, aspetta, allora, condividete questa diretta, deve andare... Si faceva fotografare con un falco di palude fra le mani, quindi praticamente è andato a modificare quello che l'istinzione aveva già fatto, ossia il falco di palude non c'era e adesso l'hai reintrodotto. Quindi allora esistono animali di serie A, animali di serie B, oppure non gli era simpatico il professor Alessandro Ghigi, o forse politicamente non gli era simpatico, perché ricordiamoci che ci sono state poi delle visioni anche politiche diverse di quello che erano i parchi naturali e come andavano gestiti. Ricordate che ci sono dei parchi in cui si fanno i rimboschimenti e altri invece che vogliono questa visione in cui le piante devono cadere e devono andare in marcia. C'è di mezzo il potere, Alessio. Guarda caso, chi è così, di solito piacciono i predatori, mentre invece le prede piacciono a persone più miti. Io sono una persona più mite, quindi mi piacciono più le prede che i predatori. Altri invece preferiscono lupi, orsi, falchi. Bene, noi invece amiamo le pecore. Le pecore, questo animale allora, che... Alessandro mi dice questo, Alessio. Sarà importante portare studi e testimonianze ancora di più sul piano politico nazionale in Parlamento. Sicuramente bisogna far capire che il tempo stringe, Alessio, il tempo stringe. Due ne hanno portati via l'altro giorno. Li hanno portati via e poi li sterilizzano per togliere anche le prove. Aspetta, qua dicono finché servivano per fare inserti o pellicciotti vari, importazioni e poi le hanno. Sì, e poi ora sono. Sono dannose, però noi abbiamo la responsabilità in modo umano di trattare anche le nutrie, perché ce le abbiamo messe noi. Certo. Siamo noi responsabili. Alessio, cosa facciamo? Sono 37, Simone. Cosa facciamo? Allora, la prima cosa. Il metodo dei lacci, che non so tu cosa ne pensi. Il metodo dei lacci è estremamente dannoso perché può uccidere gli animali. Il metodo dei lacci è un metodo inumano, tra l'altro, perché sapete benissimo cosa succede a un animale caduto in un laccio. Ci sono i filmati su internet. Quando cade un lupo o una lince in un laccio, vedete che ci sono persone che cercano di salvarli. Certo, ecco. Invece i nostri muffloni sono stati dipinti come degli animali inutili e distruttivi, che fanno del male all'isola, quando non è vero questa cosa qui. Vergogna. L'hanno detto degli esperti di fauna insulare. L'hanno detto degli esperti. Voi lì sull'isola, secondo me, dovreste fare proprio un'azione sul campo, mettetevi lì e non c'è. Ma fare qualche cosa Si è fatto ormai tutto. Adesso bisogna parlare con la politica, bisogna parlare con le amministrazioni pubbliche. Perché al di là del bene che vogliamo agli animali, gli animali singoli che ci stimolano un sentimento di pena. Noi dobbiamo pensare anche con la mente al ragionamento su questi animali, che cosa rappresentano. Sono dei geni, ma sono anche degli animali. Sono un segno di sopravvivenza su un'isola che è difficile. Così come le piante, povere piante, non potevano parlare quelle piante, sono state soffocate da teli neri per uccidere delle piante che davano il fiore che rappresentava un'isola. Su tutte le cartoline dell'isola del Giglio c'erano questi stupendi fiori e loro hanno detto che questi fiori erano invasivi e bisognava ucciderli. Ma poi adesso si parla di resilienza degli ecosistemi, di protezione della biodiversità, vuol dire che la terra è capace di ospitare più biodiversità, di proteggerla e quant'altro. Fanno pubblicità alla TV e di qua e di là, però i soldi prima. Ma a cosa stiamo parlando? Come vedi, però sono investiti male, non sono investiti in studio sugli ecosistemi, studio sulle popolazioni. Poi ci sono metodi per
contenere la dinamica di popolazione se le popolazioni crescono estremamente. Certo, ma in questo caso in questo caso non abbiamo neanche un censimento, l'ha detto Cesare, non c'è un censimento preciso di quanti mufloni ci e sono. E allora facciamo un appello anche qua, Alessio, se ci ascolta anche qualche giornalista, qualcuno che conosce nel mondo della politica, è importante, che vengano ascoltate l'aiuto mesi fa, che possa far qualcosa, vi prego, condividete la diretta, spalmatela ovunque. Tu che appello fai ai politici? Io l'appello che faccio ai politici è che ricordiamoci che quando le cose poi sono distrutte non si possono più recuperare. Io mi sono trovato con il mio lavoro a vedere tante razze animali domestici scomparire nel silenzio. E invece bisogna parlare, bisogna far conoscere queste cose, bisogna far capire che una volta che non ci sono più e saranno stati sterilizzati, quell'unicità genetica che abbiamo evidenziato sparisce. E io ho la sensazione che anche questa voler ricalcare la cosa che vengono sterilizzati voglia essere un modo per dire: non ve la passiamo neanche di salvarli dal comunque, punto di vista genetico. Li vogliamo sterilizzare, li vogliamo eliminare. Li e quindi ecco, li sterilizzi. Questi metodi, no, è allucinante. Questi metodi sono metodi che richiamano a cose brutte che sono accadute nel passato, che non devono mai più accadere. E io mi appello a tutte le persone di buon senso nel far sentire la propria voce in questa cosa che trovo. Grazie, adesso che poi ricordiamo che meno di biodiversità, più distruzione degli ecosistemi, siccome ci siamo anche noi dentro l'ecosistema, poi non ci lamentiamo che viene il Covid, e poi non ci lamentiamo di questo, rivolta proprio ai politici faccio questo appello, cioè che sia ben chiaro, se anche i mufloni, come anche i cinghiali e altre razze, perché tutti gli animali sono importanti, e spariranno, tra virgolette, spero proprio di no, e cioè, poi noi ne paghiamo le conseguenze, questo che non si pensa, che quindi non è che la venissero a raccontare diversamente. Ecco, sono arrabbiata stasera, non ho mai parlato così, però e poi tutto ricade anche su di noi e diventa anche per noi difficile vivere su questo pianeta, che sia ben chiaro. Ok. Ilaria, prima che Alessandro, una cosa lampo. La politica si sta interessando, c'è stato il senatore La Pietra che ha fatto un'interrogazione su vari progetti live, fra cui quello del Giglio e Montecristo, ora a febbraio. Ma c'è il governo e c'è anche Torselli che si sta interessando. Quindi si stanno muovendo, speriamo, ecco, noi confidiamo anche in loro molto. È già una bella cosa che ancora i cacciatori non sono sentiti spari, quindi vuol dire che chi tace non ha consenso in questo caso, ma perché vengono usati in modo strumentale anche loro. Esattamente. Magari incentivati. Esatto, esattamente. Dai, spero che abbiano il buon senso di continuare così, quindi di non sparare. Alessandro Baldasserini, veniamo a te. Io ho letto un tuo articolo, ho sorriso molto, mi sono fatta veramente delle risate, dove descrivi che sono nati i battibecchi tra Samur e l'ISPRA. E se non erro, l'hai anche definita la guerra dei Rosis. Insomma, parlaci un po' di questa guerra dei Rosis. Allora, sì, perché i nodi, come sempre, vengono al pettine. Io prima però vorrei spiegare il contesto per capire bene come è potuto accadere tutto ciò, come è potuta maturare questa vicenda che per certi versi ha del grottesco. Il contesto qual è? È che nel corso degli anni, soprattutto questi ultimi, diciamo, 10-15 anni, si è venuto a creare, e mi riallaccio alle parole di Alessio, a quello che appunto, tra l'altro, nell'interrogazione parlamentare del senatore La Pietra, è stato definito un circuito chiuso autoreferenziale, e cioè che a partire dal Ministero, scendendo poi ai parchi, Federparchi, ISPRA,
istituti di ricerca e universitari, associazioni ambientaliste, società, tra virgolette, specializzata, si è venuto a costituire una sorta di, definiamolo, sinedio cattedratico, una sorta di casta sacerdotale, unica depositaria del verbo, che ha per l'appunto questa visione che io definisco marchese del grillesca, della serie noi siamo noi e voi non siete un eccetera eccetera. E questo lo si evince anche, questo cerchio magico lo si evince anche in questa vicenda, perché se uno ha la bontà, il tempo, la voglia di ripercorrere tutta la vicenda da come è nata, noterà che ritorneranno sempre gli stessi nomi, le stesse società. Faccio un esempio per tutti. La società Nemo di Firenze compare in tutti i progetti LIFE che vengono portati avanti in Italia. Sono circa una ventina e in tutti e 20 i progetti LIFE c'è sempre la società Nemo di Firenze. O ci sono certi consulenti. Cioè, si è venuto a creare questo connubio, questo intreccio, questo interscambio di accordi, rapporti, protocolli d'intesa, collaborazioni, consulenze, Una lobby, appalti. una. Sì, una vera e propria lobby, una vera e propria lobby che dimostra tutto il suo potere. Prima è stato citato sempre da Alessio il caso, io ne ho scritto tra l'altro, del caso della trasmissione Geo. Chi partecipa a quella trasmissione a parlare dei mufloni? La direttrice del WWF. C'è una delle due associazioni che ha firmato l'accordo con il parco, quello famoso che sembrava, no, giunto per fortuna a bloccare gli abbattimenti, limitandosi quindi solo alla cattura. Dove nell'accordo c'è scritto, ed è stato proprio chiesto, imposto dal parco, dove le associazioni, in questo caso WWF e LAV, si dovevano impegnare a collaborare alla cattura, al trasferimento e alla sterilizzazione dei mufloni. E dato che poi il presidente Samori ha pubblicamente dichiarato che la LAV non ha mantenuto gli impegni, allora devo credere invece che il WWF, per i mufloni portati nelle sue oasi, il WWF invece quegli impegni li abbia mantenuti. E non penso che l'abbia fatto gratis, amore dei, Caspita, che notizie che ci stai portando, tra le altre Alessandro. cose. Condividete, eh? Queste sono veramente delle notizie che devono sapere tutti, E conoscere veniamo tutti. al contesto. Perché chi è Samuri? Samuri è il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Ma attenzione, è anche il presidente nazionale di Federparchi, cioè il presidente di tutti i presidenti dei parchi italiani. Non solo, è vicepresidente nazionale dello IUCN, che è il più grande organismo internazionale per la conservazione della natura. Quindi, ma mettetevi un po' nei panni di chi dovrebbe valutare, dovrebbe dare un parere su un progetto presentato dal Parco Arcipelago Toscano del presidente Sammuri. Chi è?
che dice, ma forse questo progetto, forse magari andrebbe modificato, forse non corrisponde proprio. No, ve lo immaginate? Se no poi che succede? Addio alle consulenze, addio agli incarichi, tanti saluti agli inviti, ai convegni, ai simposi che si fanno. Ed ecco perché sono dico adesso invece, però sono veramente scioccata. Ecco perché adesso dico i nodi vengono al pettine tra Parco e Ispra. Perché cosa è successo in questi giorni? No, non andare via Alessandro, ti prego proprio adesso. No, era proprio, stava dicendo una cosa importantissima. Aspetta, attendiamo un attimo. Aspetta, non muoverti Alessandro, ti stavi muovendo troppo, non muoverti. Stavi dicendo cosa è successo in questi giorni, siamo rimasti qua, sospesi. Allora, cosa è successo in questi giorni? Allora, innanzitutto, visto il clamore che c'è stato, perché questa vicenda ormai è diventata, no, una vicenda locale, regionale, è diventata una vicenda nazionale, anzi internazionale, perfino negli Stati Uniti. Sì, è vero. Il responsabile della Commissione Europea per la conservazione della natura, Mr. Stefan Lehner, ha scritto una lettera, a una nota ufficiale, dove si cerca di sostenere il parco, perché dice non abbiamo, sulla documentazione che abbiamo esaminato, non abbiamo motivi per avere dubbi circa il progetto Let's Go Giglio. Però poi cosa fa? Dice sì, però questa è una cosa che riguarda le autorità competenti italiane. Non, come dire, non venite a cercare noi, perché nel frattempo cosa accade? E stiamo ben attenti, perché nei termini, nel linguaggio tecnico-amministrativo, ci sono dei termini ben specifici che hanno un preciso significato. Fin dall'inizio il parco parlava riguardo l'ISPRA che aveva rilasciato un parere, peraltro non obbligatorio, ma siccome questo parere l'aveva chiesto il parco giustamente si sentiva in dovere di seguire le indicazioni dell'ISPRA. Attenzione, parere e indicazioni. Questo perché? Questo frasario compare in un documento ufficiale del parco firmato dal direttore Burlando per smentire l'esistenza di un accordo di cooperazione tra parco e ISPRA per la stesura del piano di eradicazione dei mufloni. Ergo, quindi, voleva dire che se ciò fosse stato vero, cioè ci fosse stata l'esistenza di questo accordo, l'ISPRA a quel punto non era più un giudice terzo imparziale a cui rivolgersi per risolvere un'eventuale controversia, ma sarebbe stato parte direttamente in causa, direttamente coinvolto nel piano di eradicazione. E infatti il responsabile ISPRA, Piero Genovesi, annuiva dicendo che l'ISPRA si era limitata a fare semplici valutazioni tecniche. Tra l'altro ci sarebbe da chiedersi come fa poi l'ISPRA, sulla base di semplici valutazioni tecniche, confutare uno studio scientifico pubblicato e quindi riconosciuto
dalla comunità scientifica internazionale su una delle più prestigiose riviste del mondo. Ma andiamo avanti. Poi a un certo punto scoppia il putiferio e il parco cosa fa? Comincia a cambiare il tiro, perché sia nelle dichiarazioni pubbliche del presidente Sammuri che nei comunicati ufficiali del parco non si parla più di pareri o indicazioni, ma si parla di prescrizioni e direttive. Prescrizioni e direttive nel gergo Quindi ha cambiato il tecnico-amministrativo linguaggio. non sono pareri, cioè, ma sentiamo un po', ma tu che ne pensi? No, sono degli obblighi. Se tu vuoi fare questa cosa, io ti prescrivo come farla e devi seguire le mie direttive. A questo punto, chiaramente, per scaricarsi, come dire, ma noi ci mettiamo tutta la buona volontà, come per la storia degli abbattimenti ora dei cacciatori, ma nell'area di nostra competenza noi ci limitiamo a catturarli, però fuori dalla nostra area c'è la legge regionale che autorizza i cacciatori a spararli e noi che colpa ci abbiamo? E però cosa è successo? Che all'ISPRA a qualcuno deve essere saltata la mosca al naso, perché tra l'altro all'ISPRA, e qui mi permetto di correggere Alessio, non sono stupidi, sanno che c'è stata un'interrogazione parlamentare fatta dai senatori di... Questa è una nota di cronaca, non rilascio giudizi, diciamo, di carattere politico, che è stata fatta dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Sanno anche che il gruppo consiliare in regione di Fratelli d'Italia è l'unico che ha preso una netta posizione contro il progetto Let's Go del parco. E sanno anche che tra pochi giorni la presidente di Fratelli d'Italia diventerà presidente del Consiglio e che il nuovo ministro dell'Ambiente comunque in qualche modo dovrà rapportarsi con lei. E hanno fatto presto a farsi due conti. Ma non è che al parco ci vogliono lasciare col cerino acceso in mano a noi? E allora ecco spuntare un nuovo documento, questa volta dell'ISPRA. È un documento del febbraio 2021, dove tra l'altro appunto si risponde, dice, in merito alla vostra richiesta di parere, e quindi l'ISPRA vuol sottolineare che a loro è stato richiesto un parere, che quindi loro non hanno rilasciato né direttive e né fatto prescrizioni. Cioè, sulla base della documentazione presentata, come a dire, l'ISPRA non ha fatto nessuno studio, si è limitata a dare un parere sulla documentazione presentata dal parco. E dice, tra le altre cose, dice, innanzitutto non si parla di sterilizzazioni, anzi invita, appunto è un parere, invita, dice, quei pochi esemplari non sterilizzateli, anche perché appartenenti alla popolazione sarda, protetta, che può essere definita para autoctona, scrive l'ISPRA. Ma c'è un passaggio successivo che fa letteralmente accapponare la pelle, dove si suggerisce di verificare la praticabilità.
Volete sapere di verificare la praticabilità rispetto a cosa? Alla proposta fatta dal parco di letteralmente sopprimere nelle reti i mufloni catturati. Il parco non ha mai avuto intenzione di catturare. Il discorso della cattura è venuta dopo che c'era stata la sollevazione contro gli abbattimenti, ma fin dall'inizio e nel documento ufficiale inviato all'Unione Europea si parla di eliminazione, non si parla nemmeno di eradicazione, si parla di eliminazione. E tra l'altro, sempre in quel documento, non si fa mai riferimento ai lacci, ma alle reti, tra le altre cose. Questo per dire che il parco ha detto un sacco di bugie. Ha detto un sacco di bugie sull'accordo con l'ISPRA, dicendo: ma noi gli abbiamo chiesto solo un parere. Ma poi nel documento spedito all'Unione Europea per ottenere il 60% di finanziamento sul totale del progetto, che corrisponde a 1.600.000 euro, c'è scritto a pagina 138 accordo diretto, cioè anzi no, assegnazione diretta o premio diretto, si può interpretare direct award, si può interpretare, ma la sostanza è sempre la stessa. Accordo di cooperazione scientifica con ISPRA per la realizzazione del piano di eradicazione, uguale 25.000 euro. Allora, le cose sono due: o la bugia l'ha detta burlando in quel documento ufficiale, e qui si potrebbe perfino palesare un falso ideologico in atto pubblico, chiusa parentesi, oppure la bugia l'ha detta il parco quando ha mandato, come dire, la lista della spesa all'Unione Europea, perché se quell'accordo, come dice burlando, in realtà non esiste, non è che quei 25.000 euro sono stati aggiunti per gonfiare il budget. La verità dovrà venire a galla. Scusami, e non è solo questa la bugia. A proposito delle sterilizzazioni, perché Samuri dice nessun muflone catturato è stato sterilizzato malgrado la prescrizione dell'ISPRA, che in realtà non esiste, ma anzi è il parco che chiede alle associazioni di, appunto, ricordatevi, di collaborare alla cattura, trasferimento e sterilizzazione dei mufloni catturati. Altra bugia. E c'è una terza che va chiarita, perché appunto si dice non si sa quanti sono i mufloni. In realtà il parco non l'ha mai saputo, perché nel documento spedito all'Unione Europea, per dire quanto sia stato scientifico, loro parlano della presenza di 40/80 mufloni, così, ma a spanne. Ora però veniamo a sapere che, e sono parole di Samuri, allora il 9 settembre Samuri parla di 9 mufloni abbattuti e 43 catturati e trasferiti. Una settimana dopo, sempre Samuri, in un'altra intervista, parla di 17 mufloni abbattuti e 51 mufloni catturati, salvo che poi successivamente i mufloni catturati ritornano ad essere 43. Ora però un rapido calcolo aritmetico casualmente vuole che 9 più 8 fa 17,
ma anche 43 più 8 fa 51. Non è che dei 51 mufloni catturati sono tornati a essere 43 perché i mufloni morti nel frattempo da 9 sono diventati 17? E sarebbe questa l'operazione incruenta di cui parla sempre Mr. Lehner nella sua lettera per catturare i mufloni? E chi è che controlla? E se sono state dette queste bugie finora in questo contesto, quante altre che non siamo venuti, che non abbiamo potuto verificare, sono state dette? E l'ultima cosa, Samuri poi ammette, dice sì, in effetti questi mufloni andrebbero tutelati, basta che non lo si fa, che lo si faccia da un'altra parte. E uno potrebbe dire, scusate, perché non fate come all'isola di Zannone, nel Parco Nazionale del Circeo? Ma anche lì c'è una piccola colonia di mufloni, sempre portati da nel corso di quell'esperimento scientifico del 1955. E guarda caso, lì sono protetti. Gli è stata riservata un'area debitamente recintata e nessuno si sogna di toccarli. Com'è che al Giglio sono razza aliena invasiva? E al Parco Nazionale del Circeo no, così come in tutta l'area del Mediterraneo. In Europa, nell'area del Mediterraneo, c'è un solo progetto di eradicazione dei mufloni, che è quello del Parco dell'Arcipelago Toscano all'Isola del Giglio, che si basa tutto su uno studio, su una ricerca fatta dallo IUCN nelle isole Hawaii, che non mi risulta essere una mena e nota località dell'arcipelago toscano. Alessandro, il tempo stringe. Un minuto, un minuto. E perché lì dice sì, tuteliamoli, ma basta che non restino qui. E perché se non portano a termine il piano di eradicazione. Ciaone ai soldi dell'Unione Europea. Quindi, e qui voglio dire, quindi abbiamo capito che allora, a quanto credo di aver capito, esistono dei giochi di potere. Questo è quello che ne deduco dal tuo discorso. Infatti, anche da un documento di Franco Tassi, da un comunicato stampa, proprio scrive che alcune associazioni attivisti, anche locali dell'Isola del Giglio, stanno indagando sulla validità e la motivazione di queste concessioni da parte dell'Europa, di questi fondi, eccetera, e l'uso anche di cosa se ne fa, insomma, di questo denaro. Perché se il meccanismo deve essere questo, per fare dei progetti LIFE o altri tipi di progetti, prendo dei fondi e poi questo deve essere il risultato, insomma, da qua a 10 anni credo che la biodiversità venga distrutta o no, adesso? Cioè, dove vogliamo andare? Quindi abbiamo sforato tantissimo il tempo. Io, grazie Alessandro, cioè, questa intervista deve essere veramente spalmata, condividete a tutti. Spero che noi la manderemo anche a io e Cesare, a dottor Massimo Vacchetta del Centro Ricci La Ninna, che doveva essere presente anche con noi questa sera, ma era occupatissimo con i suoi ricci e non è riuscito. Quindi la condivideremo anche con lui, perché lui ha un canale dove porta veramente tantissima visibilità, perché questa intervista deve arrivare in alto, deve arrivare veramente anche a qualche politico che si prenda a cuore la questione e che deve assolutamente intervenire, ma per il bene veramente di tutti, cioè anche del nostro, nostra sopravvivenza qui sulla Terra, su questo pianeta, Laria, perché se non scusa, sarà più quindi... vivibile, perché non ci sarà più biodiversità, ha voglia tu a stare qui, ci metteremo la maschera a gas tra un po' di tempo come nei film che si vedono Laria, in TV e pagheremo anche l'ossigeno. Grazie. proprio a questo proposito, gli ultimi 30 secondi. Trendai, vai. Mi rivolgo al sindaco dell'Isola del Giglio. Signor sindaco, ma ancora
Cioè, non c'è un amico leale e sincero, un parente stretto che le faccia capire il danno d'immagine che ha in questo momento l'isola del Giglio, perché poi alla fine il conto non lo pagherà il parco, lo pagherà la comunità dell'isola del Giglio, gli operatori turistici economici del Giglio. Certo, perché è un Basta parco fare un giro. faunistico dove c'è dell'ecoturismo, c'è Fai l'ecofotografia e cioè, si portano le il parco scolaresche. del Ma Duclone con il museo, fai dell'isola del Giglio l'isola del turismo ecosostenibile che verrebbero da tutto il mondo per vedere una colonia di mufloni unica al mondo. Dico, ma ci vuole tanto a capirlo. esatto. Condividete questa diretta, ragazzi. Io, c'è cioè, questa notizia che ci ha dato Alessandro, sono rimasta veramente, non sapevo nulla, sono rimasta, avevo letto qualcosa nel suo articolo, ma lui proprio ha condiviso, ha spiegato proprio tutto per bene, quindi condividiamola, ognuno sui vostri canali, chi ci sta ascoltando, condividete, dite ai vostri amici di condividere ancora. E mi raccomando, faccio appello a tutti i giornalisti, se qualcuno conosce anche qualche politico. Fatevi sentire questa diretta, cioè, dobbiamo assolutamente, cioè, la verità deve venire a galla e queste cose si devono impedire. Io, se no, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, 30 secondi a testa e poi salutiamo tutti. Siamo a posto. Allora, abbiamo detto tutto, direi. Allora, ci saranno altri aggiornamenti o dirette fatte da me o dal centro Ricci La Ninna o insieme da me, Massimo Occhetta. Solo una Per... cosa, Sì, dimmi Ilaria, tu, solo una dimmi cosa, tu. io vorrei ringraziare Alessio, Alessandro e tutte le persone che ci stanno aiutando, veramente Sì. dedicandoci tempo, il cuore, ci stanno mettendo il sentimento oltre che la loro scienza, la loro competenza, veramente grazie. Cesare, ma siamo tanti, perché qua si stanno attivando tutti, c'è l'ENPA e tutti i naturalisti, gli esperti, gli scienziati, cioè qua non è più una questione che è il parere di pochi, e qua si devono rendere conto che c'è una marea Che di non è, gente. ecco, e che non è un parere emotivo, perché siamo Esattamente, passati per bravo. questo. Non è un parere emotivo, è un E per parere estremisti anche, politico. siamo passati anche per Noi non estremisti. siamo estremisti, siamo No, persone normali che assolutamente. vivono nella vita normale e vedono e vogliono capire, però. Sì, perché io ho letto anche su dei giornali, non voglio fare nomi, che siamo estremisti, che si ravvedano anche questi giornalisti, insomma, perché bisogna usare la coscienza. Poi l'universo Io magico, gira male anche per queste il cerchio persone. magico. E poi voglio dire l'ultima cosina a tutti quelli che ci ascoltano, che noi di United People, come anche voi, ci siamo presi a cuore la questione dei mufloni, non è che trascuriamo anche gli altri animali, lo sappiamo quello che stanno facendo ai cinghiali, ai cervi, a tutti quanti gli animali. Io purtroppo vorrei avere il potere della bilocazione, trilocazione, quello che è io insieme anche il nostro gruppo di Unite People, ma non possiamo veramente. Per costruire una diretta c'è dietro tanto. E cioè forse le persone non si rendono conto o quello che si fa in un'associazione. Ognuno ovviamente non so, prende una causa, un'altra associazione ne prende un'altra. L'importante è che tutti insieme poi abbiamo a cuore ogni singola causa. Ognuno fa quello che può, giusto Alessio, quello che dicevamo Poi prima. anche l'urgenza di questa particolare causa. Purtroppo i mufloni del Giglio sono già a rischio da tanto tempo. Cesare e la sua famiglia si sono dedicati in modo encomiabile, però il tempo stringe e purtroppo siamo di fronte alle ultime battute. Se riusciamo a Esatto, fare qualcosa, lo possiamo fare adesso. anche Ma perché sono questa è una 37 battaglia. esemplari, aspetta, 37 esemplari di un DNA ancestrale, quindi è questa l'urgenza, cioè questo che si deve capire, sono irripetibili, cioè se andranno via da Ilaria, questo pianeta, non ce ne saranno più, non è che esistono in America un altro ceppo uguale, sono qui in Italia, nel mondo, sono solo qui. 17 più 51 fa 68. Quanti mufloni sono rimasti sul Giglio se loro all'Unione Europea parlavano di 40-80 esemplari presenti Ah, sull'isola? io con questi numeri ormai non capisco più quali siano quelli corretti o no, non capiscono cosa hanno censito, non hanno censito, insomma, comunque sono sempre pochi.
Fossero anche 80 o 100 esemplari, cioè ne è nulla in tutto il mondo, voglio dire, sono gli ultimi superstiti, lasciamoli vivere lì, che oltretutto mantengono anche l'ecosistema in equilibrio lì sul posto. Quindi, Senti, detto ciò, l'ultima dobbiamo chicca, così staccare. facciamo un'ora precisa. Samuri ha pubblicamente detto che il parco non aveva buttato soldi per fare uno studio specifico sui dei danni fatti dai mufloni al Giglio. Negli ultimi 14 anni, dati ufficiali Regione Toscana, la richiesta di risarcimento danni sono stati 1.200 euro, di cui 800 per il crollo di un muretto a secco. 1.200 euro contro 1.600.000 euro. Fate voi i calcoli. Ok, io ne concludo dicendo che più che chi ha torto, chi ha ragione, pensiamo al bene. Cioè, pensiamo al bene. Poi io non sono, cioè, non voglio dire delle cose cattive contro gli enti che sono contro i mufloni o anche Samurri stesso. Cioè, io potrei anche invitarlo alla mia trasmissione, anzi, lo invito volentieri per un confronto. Cioè, deve sapere che io non ho nulla in questo, cioè, anche perché noi come associazione siamo anche di Io ho tutti, citato quindi i noi documenti agiamo loro, per il Io bene e quindi io non ho vorrei commento capire nulla. qual è l'azione, no? Che se possa agire per il bene, siamo qua. Io lo invito anche in trasmissione, voglio dire, cioè, si può sempre concludere pacificamente questa vicenda, si prende un accordo tutti insieme e vediamo un pochettino, no? Anzi, io ufficialmente faccio un appello, io invito anche qualche scienziato di controparte per poter avere un confronto e parlare. Io sono qui, non voglio dare colpo e ragione, ma semplicemente si agisce per il bene. E questo è E oltre per il il punto. bene, per imparare che la voce degli altri va ascoltata, perché a volte ci Esattamente. sono persone che non ascoltano, e invece nella vita Esattamente. bisogna sempre ascoltare gli altri e i Assolutamente. pareri diversi dai propri. Bravo Alessio, bravo. Io saluto tutti voi. Grazie Cesare, Alessandro, Alessio, ci rivedremo. Grazie Cesare, grazie a tutti, dice Patrizia Sale. Condividete, Patrizia, Grazie, Patrizia. condividete tutti, vi prego. Io vi faccio una buona serata, una buona notte, ricordateci che ci trovate sul canale YouTube Unite People of the World, sul sito e sui canali, sui social. Valdesserini ha detto cose importantissime, mi dice un'altra signora. Anche Guardate Alessio. anche voi la diretta e rispondete se vi fanno delle domande le persone, Alessio, Alessandro e Cesare. Fate vedere poi i commenti. Ciao a tutti, buona serata, condividete, condividete. E un Ciao, abbraccio Cesare. Massimo, ciao Poi Massimo Bacchetta, ciao. fammi sapere dell'imbottigliamento, come va. Ciao a tutti.